Partita chiave al Comunale di San Giovanni per i gialloblu di mister Montalti. L'occasione è quella giusta per consolidare un'idea di calcio propositiva che sembra essere entrata nella testa dei ragazzi. I Granata dell'Argentana diranno se le impressioni dell'ultima settimana per la Marinanese sono positive. Al minuto 24, prima buona trama, Mazzoli Manuel per Cuomo che spara, ma la mira è alta. Al minuto 27 lo spauracchio Granata fa tutto da solo, ma per fortuna non c'entra lo specchio della porta. Al minuto 43, sempre Mazzoli riceve l'imbucata, questa volta da Liera, ma il suo sinistro finisce a lato. Al 44esimo, un Caparbio, buon abitacolo, riesce a servire Fabri che ci prende, ma la conclusione è centrale. Al minuto 51 siamo nella seconda frazione di gioco, Righetti è incontenibile, ma il momento di concludere è esausto, la sfera risulta innocua per il portiere avversario. Al minuto 71 l'azione che cambia il match, progressione incontenibile di Fabri, la palla nel mezzo per Santoni che aspetta il rimorchio di Addario, il suo tiro finisce sul braccio di un difensore, per il direttore di gara non ci sono dubbi, calcio di rigore. Lo specialista è Santoni che non sbaglia, Marinanese 1, Argentana 0, vantaggio per i locali giallo-blu. Al minuto 85 è Amadori che riesce a servire Formigoni, per fortuna dei padroni di casa la palla finisce fuori. Al minuto 89 la Marinanese potrebbe raddoppiare, Fabri non si tiene, è ancora sulla fascia di destra, la mette nel mezzo per Santoni che non riesce ad impattare in maniera corretta la palla. Manca solo il fischio finale che arriva molto presto, è un finale di gara positivo, lieto, dolce per gli uomini del presidente Oscar Cervellieri, Marinanese batte Argentana 1-0. L'ultimo giorno di me. Abbiamo visto il servizio sulla Marinanese, Marinanese che come abbiamo detto nella prima parte ha vinto la prima partita in casa. Ha sfatato il tabù la Marinanese di Montalti. Allora noi parleremo in questa parte ovviamente di eccellenza ma anche di promozione di Serie D, ovviamente lo faremo con Attilio Fabri e Silvia Pedini che sono rimasti qui con noi. Lo faremo anche con Lorenzo Lunedelli. Sera. Buonasera, ciao, centrocampista della Fiericcione. Ieri contro il Castrocaro eravate andati anche in vantaggio un certo punto, ecco, ho fatto esatto per due volte porca paletta, è andata male, non siamo riusciti a gestire il vantaggio per ben due volte, abbiamo sbagliato anche un calcio di rigore, dopo lì vengo a dirvene due perché non è la prima volta ragazzi, esatto. Qui bisogna esercitarsi sui calci di rigore, sì. E purtroppo contro il Castrocaro 3-2, rognoso è il Castrocaro, sì, è una squadra aggressiva e ignorante. No, poi voi soprattutto il Castrocaro. Dopo anche lì, è la bestia nera della Fiericcione. È la bestia nera della Fiericcione. Però complimenti a Buonavita perché ha fatto doppietta. Ieri ha fatto doppietta. Cioè. Doppietta e salutiamo Federico, esatto. Accanto a Lorenzo c'è tornato a trovare Stefano Magnani, ciao. Ciao a tutti. Ciao Stefano. Ciao. Centrocampista del Bachia. Sì. Bachia che quest'anno con una squadra giovanissima sta faticando parecchio. Stiamo arrancando. Una situazione abbastanza complicata, stiamo pagando molto l'inesperienza e non solo, sicuramente tutti noi stiamo dando qualcosa di meno di quello che potevamo dare e tanta inesperienza. E Stefano, ieri avete perso 1-0 contro la Giovane Cattolica in casa, è stata una sconfitta immeritata perché io ho letto di una partita abbastanza equilibrata soprattutto nel primo tempo. È stata una partita equilibrata ma come tutte le partite che purtroppo andiamo a perdere negli ultimi 5-10 minuti, se non nel recupero, dove te la giochi con tutti, però ti manca sempre quel qualcosa per portare a casa i punti. Lì pagate l'inesperienza? Probabilmente sì. Di una squadra molto molto giovane. Invece Lorenzo, come dicevo prima, non me ne voglia la Fiericcione, ma i rigori ragazzi. I rigori. I rigori sono lotteria, possono entrare, possono uscire. Ieri sera abbiamo avuto sfortuna perché Sartori ha tirato anche un bel rigore, ha preso il palo ed è uscita. Una sconfitta questa che forse fa male due volte, perché oltre ad aver sbagliato il rigore, come dicevi prima, siete andati in vantaggio per bene due volte. Sì,
andato male. È andata male. Il guaio, scusa, mi scappa da ridere perché io ho sentito Christopher Santucci. Si teneva, no? Poi è finita anche al pronto soccorso con un ginocchio. Sì, perché... ci scrive a me, anche a lui, fa, sono al pronto soccorso. No, ci ha mandato la foto, pronto soccorso. Cosa hai fatto stavolta? Non cammino più, con le stanze a casa, con le stanze. Cosa ha fatto questa botta al ginocchio? Ha preso una botta al ginocchio, a cui aveva già male. E, quest'anno per lui è un anno difficile, sì, a livello fisico, perché comunque si porta dietro vari infortuni, poi lui fa la stagione al, sì, mare, quindi comunque inizia tardi la preparazione, ha avuto 3 giornate di squalifiche, poi dopo è stato subito infortunato, esatto, però non molla. Mamma ha detto che mercoledì vuole giocare, gli ho detto tu sei pazzo, no? Beh, speriamo sia solo una botta. Sì, sì. Se oggi arriva l'esito dell'eco, sì, penso. Non, ancora non so. Neanch'io, non so ancora niente, però... Speriamo bene. Sì, speriamo bene. Anche perché è un momento che loro sono, sì, contati, sì, perché Savioli non gioca da 2-3 domeniche, ha preso un virus, sta facendo gli antibiotici. Poi si è strappato... Grassi che si è stirato, sì. De Luigi era influenzato. Ginocchio, strappo, bello grande. È un momento un po'... un po' sfortunato. Adesso aspettano il mercato che ce ne saranno dei nuovi arrivi. Attilio, che cosa sappiamo? Dalla scuola Rimini, posso dire da Rimini? Da Rimini. Sì, uno l'hanno già preso e altri 2 sono sulla via che stanno arrivando. Sono sulla via di Riccione, via di Riccione, sono lì che si stanno facendo il lungomare. Ma c'era anche la voce di lunedì a Rimini. Non so niente. No, sappiamo che dici che non lo so sei io, niente. Lo so io, che no, c'era la voce, ma fino a fine campionato lunedì non si tocca. Non si tocca, vabbè. Anche perché anche loro a centrocampo sono messi poco bene, con gli infortunati, con bisogno... No, i Rimini, alla fine sto parlando. Rimini cerca e poi alla fine però... I Rimini arrivano 5 giocatori anche a Rimini. Stanno arrivando 5 giocatori anche per i Rimini. Sì, arrivano anche a Rimini. Bene, molto, molto bene. E Lorenzo, una Fiericione che nonostante tutto è in saluto. Se migliorate certi aspetti siete sicuramente un'ottima squadra. Sì, la squadra c'è, sono i buoni propositi, dobbiamo migliorare appunto sulla concentrazione e rimanere sempre sul pezzo durante la partita. No, ho avuto problema col portiere, lo dico io, non lui, anche ieri tra l'altro, che prendono dei gol un po'... Adesso sta recuperando Leardini, fra un paio di turni entrerà Leardini e Scoriano, Tropical... E quindi il problema ce l'hanno in difesa, perché loro in difesa subiscono troppi gol. 21 gol subiti e la terza peggior difesa dell'eccellenza, una squadra come la FIA, che bene o male il gol lo rimediano, non devono subire tutti quei gol. Se si mettono a posto dietro. Devono mettersi a posto dietro. Ma anche l'anno scorso all'andata hanno fatto lo stesso lavoro. Difensiva, quindi insomma, dico la difesa, ma può essere il centrocampo, certo, che non filtra la difesa. Sì, tutta quanta la fase, ovviamente. E, Stefano, Bachia, sono andati via Gemelli Candoli, è andato via Nico Ronchi, è andato via Fedeli, siete una squadra giovanissima, l'abbiamo già detto, eravate consci che quest'anno avreste incontrato delle belle difficoltà? Sicuramente eravamo consci, non pensavo tutte queste difficoltà, sicuramente era un campionato diverso dagli ultimi, perché... Sì, però sono andati via tutti i migliori, quindi... Assolutamente. Eravate abituati a vincere tutte le partite, trovandosi adesso un po' in difficoltà, è dura. È molto dura, perché ti trovi magari in una situazione dove non eri più abituato a stare, e... È anche fatica a trovare le parole per spiegarlo bene. Sì, perché non è semplice. Bisogna andare sul mercato, prendere qualche rinforzo. Un po' più di qualche. Beh, dopo lì dipende dalla società, se è in grado. Noi giocatori e sicuramente l'allenatore, speriamo che la società ci venga incontro in questo mercato e ci dia la possibilità di linfa nuova per provare a credere di poter salvarci. Perché... 9 punti in 14-15 partite, quelle 15. Lascia spazio a pochi commenti. La matematica non è mai stata un'opinione. No, infatti, soprattutto per chi vede la classifica così di primo acchito, senza andare a vedere magari la rosa molto giovane, eccetera, eccetera, il Bachia è un po' la grande delusione del... Probabilmente. Perché ci aveva abituato a stare sicuramente sempre lassù. Comunque sia, Cesenatico è una piazza che... deve cercare assolutamente di non perdere la promozione, perché certo, una piazza come Cesenatico, con lo stadio come Cesenatico, così, con il settore giovanile come Alba Chia, non può permettersi comunque sia di tornare in prima categoria
anzi, la mia opinione sarebbe quella che dovrebbe provare a fare il salto di qualità in alto, non in basso. Da sempre lì, lì in questi ultimi anni, adesso... Ci siamo arrivati lì per 2 anni di fila. L'anno scorso, dopo io l'anno scorso non ero con i ragazzi. Ero Igea. E però anche l'anno scorso non hanno centrato i playoff di un punto, a discapito del Castrocaro, sì, che poi alla fine è andato a vincere i playoff. Speriamo che il primo anno che si trovi la situazione inversa non sia l'anno buono, speriamo. E invece, proprio parlando di Castrocaro e Lorenzo, e c'è un po' di rivalsa nei confronti della squadra, di pressione, non di rivalsa, ho usato la parola sbagliata, di pressione nei confronti del Castrocaro, perché... Sì, abbiamo perso la finale playoff l'anno scorso e anche in campionato ci avevamo perso all'andata nel loro campo. Prima vittoria l'avete fatta 4-0 in casa, sì, con Castrocaro l'anno scorso. Perciò sì, la sentite un po' come squadra, sì, penso che sia abbastanza normale. E come sta andando il tuo rendimento, visto che hai fatto tanta esperienza l'anno scorso e anche quest'anno il mister ti considera, insomma, tra quei 14, mettiamolo così, titolari, perché tanto siete tipo 14-15 titolari, però ci sei sempre. Sì, inizio stagione non credevo di giocare così tanto, però sto avendo fiducia, come me l'hanno dimostrata in passato, quindi sto andando bene, dai. E mi sto trovando molto bene anche con i ragazzi, quindi va molto bene. Bene, bene, mi fa molto piacere. Allora, adesso andiamo a vedere tutti i risultati del campionato di promozione, non di eccellenza, che ci torneremo dopo. Abbiamo detto che il Bachia ha avuto un'altra giornata difficile contro il Cattolica, ha perso per 1-0. Il Diegaro ha vinto contro il Diegaro, è la squadra che cominciano a temerlo in parecchi. Non ci davano niente nessuno all'inizio, che era partito male. Ma adesso il Diegaro è una buona squadra e poi si sta muovendo anche sul mercato ancora. Ho parlato l'altro ieri col presidente, che lo volevo ospite lunedì prossimo, ma hanno l'impegno che devono andare a Bologna, che c'è la riunione delle società. Però vengono prima o poi. Vengono. Prima di Natale sono qua. Comunque hanno un buon attacco e una bella squadra. Il Diegaro sì, decisamente una buona squadra, adesso poi è soltanto lì a 3 punti dal Russi. Sì. Stefano, domenica c'è Diegaro Russi, credo. Bravo, sì. Domenica c'è Diegaro Russi, big match. Ti volevo chiedere, il Russi, che sembrava avesse già ammazzato il campionato a un certo punto, si era fatto un po' di largo, di vuoto intorno. Ha fatto 2 pareggi nelle ultime partite. Ti volevo chiedere, secondo te è un calo fisiologico? Bisogna fargli complimenti, innanzitutto, che non hanno ancora perso una partita. Sono in testa dall'inizio, quindi sicuramente qualcosa in più delle altre fino a questo momento l'hanno avuto. Un calo fisiologico non lo so, perché non avendo ancora perso una partita, quando arriverà il momento, che suppongo che arriverà il momento di perdere una partita, bisogna vedere come reagiranno, perché finché le cose vanno bene l'entusiasmo comunque sia vincere porta sempre a vincere. Certo. Se inizia a frenare, comunque sia da dietro non mollano, perché il Diegaro non molla, il Del Duca ieri ha perso. Perché sennò sarebbe stata 3 punti anche il Del Duca. Corrono. 2 gol di Farabedoli. Io vorrei fare i complimenti a Torconca, che ha vinto Torconca anche ieri. Assolutamente. Torconca, ragazza, ha cambiato marcia un certo punto del campionato. Torconca è un allenatore che è bravissimo, secondo me. Sono d'accordo. E non l'ho mai avuto come allenatore, l'ho sempre avuto da avversario. Però mi è sempre piaciuto come fa giocare le sue squadre. Penso che sarà un outsider fino alla fine, un po' per tutte. Sì. Quindi il Diegaro, per esempio, può ancora dire la sua? Assolutamente, certo. Il Del Duca, secondo te, che squadra è, Stefano? Noi abbiamo giocato domenica scorsa Del Duca, che abbiamo fatto un primo tempo importante, che vincevamo 2-0. Poi abbiamo perso 3-2 anche lì al 93esimo, come spesso ci sta capitando. È una buona squadra, con individualità molto buone. Non l'ho vista solidissima dietro. Dietro l'ho vista concedere qualcosa di troppo per una squadra che vuole fare il campionato di vertice che sta facendo. Però potrebbe essere stata anche una domenica magari. Per qualcuno. Ci sta. Tornando ai risultati, il Gambettola ha vinto in casa del Real Dovadola 1-0. Il risultato
Reda Torconca, l'abbiamo detto, il Torconca che cioè anche contro le grandi, il Reda che è una buona squadra, il Reda perché ha vinto Pariano la domenica prima. No, infatti ho detto anche contro le grandi, cioè il Torconca sta dicendo assolutamente la sua e Savarna, ha detto bene come Stefano. Avevi detto tu prima che il Savarna ha vinto in casa del San Pietro in Vincoli. Il Savarna è era partito che... male, esatto, è fatto... in casa del San Pietro in Vincoli è partito molto male, era ultimo e ha iniziato, ha fatto 10 punti in 4 partite, cioè. Con l'immobilismo che c'è comunque sia nella parte bassa della classifica, 10 punti in 4 partite fanno la differenza. Comunque, pensano. Adesso dal prossimo mese le squadre cambiano, eh? C'è un movimento sul mercato enorme. E a figlio sa, molte, non molte, ci può dire, ma no, sa tutto. No, qualcuno si può già dire. Vai. Può anche dire. Da noi Cervia sta cambiando in eccellenza 8 giocatori. Io in lo Cervia. So, sì, è andato Domini. Otto giocatori. Va via dal Del Duca, va a Cervia Domini, quindi... Domini va via dal Del Duca, va a Cervia. A giocare a Cervia. Il Coriano ha già preso Zarbattini della Fioriccione e ha già preso Raschi del Bellaria e poi non sono ancora sul mercato perché adesso vanno via sia May che Casetti in la punta, sono andati a giocare nell'Urbania tutte e due. Perfetto, perciò Marche. Cambiamenti. Quindi adesso c'è un movimento, ma anche in prima, in seconda, c'è un movimento che bisogna prendere il blocchetto e cominciare a segnare come il calcio mercato. Esatto. Perché non ti ricordi i nomi. Calcio, vai, vai. Ce ne sono molti. La Fioriccione stessa prende 3 giocatori. E quindi, se vuoi voler sapere se sai che qualcuno magari... Bacchia. Bacchia ancora, il direttore sportivo ha parlato tutto l'altro tace. Giorno, ma non mi ha ancora detto niente. Ci stiamo adesso sotto lo richiamo, tace. Il mercato comincia il primo, magari se hanno già contattato qualcuno. Ronconi è bravissimo, lui quello che può fare. Sì, ho parlato con Ronconi. Ha fatto anche di più di quello che si poteva fare sempre. Il Valle Savio ha vinto per 4-1 contro il Fosso Ghiaia. Sì. E come abbiamo detto prima, Tiglio, nella prima parte... Stella Coriano è finita a reti bianche. Coriano, il problema del Coriano per me le ho viste un po' lenti ieri come gioco, come no, c'è anche un motivo, perché hanno un po' di gente fuori, le mancava Facchini, mancava May, che è libero, che è il centrale molto forte, che adesso poi tra l'altro va via dal mercato, però le ho viste un po' lenti, nel senso non che non sono bravi. Lenti nel senso che giocano loro, è 15-20 giorni che giocano mercoledì, domenica, mercoledì, domenica. Adesso per mercoledì devono rigiocare, recuperi. Mercoledì per devono andare a gambetto mercoledì sera. Domenica vanno a Torconca, che non è facile, perché no, è un campo molto difficile. Altro che. Anche i giocatori, avendo la rosa ristretta, giocando mercoledì, domenica è dura. Poi tra l'altro quelli che non giocano... che vanno, rinviano le partite, giocano lo stesso perché giocano nella Nazionale San Marino, hanno quella difficoltà lì, che rinviare troppe partite ti si ammucchiano tutte e magari fra qualche partita, dopo la sosta, potranno venire fuori di nuovo, che si calmano un po', non hanno più recuperi, si riposano un po', perché il Coriano, non dimentichiamoci, che è una squadra che è la partita per vincere, per lottare tra le prime posizioni. Eh sì, con un Vitaglioli davanti, dopo, che voglio dire, per la categoria è un lusso. Adesso con i nuovi innesti che stanno prendendo, hanno un portiere molto forte, io ho visto ieri, questo giocava in Serie D nel Pesaro, quindi è un bravo portiere. Ieri è stata la sfida dei due portieri, Temeroli nella Stella, che ha fatto 2 interventi, e lui che ha fatto 2 o 3 parate. Temeroli che è un portiere che chapeau. Sono 2 ottimi portieri. Ma la Stella, il cui motto era... Il piglio giusto. Il piglio giusto, il piglio giusto. Come l'hai vista, Tilio? Che io non la Stella è un bel gruppo. È un bel gruppo, sono molto uniti, corrono tutti per 90 minuti. E dove manca qualcosa lo risolvono con l'agonismo, con la voglia. È un campionato nuovo, l'allenatore è bravo, le tiene molto uniti. E c'hanno anche 2 o 3 giocatori molto bravi. L'avete affrontata la Stella, sì. Stefano? Sì, abbiamo fatto 2-2 da loro. E comunque, come dice Tilio... È una squadra tosta perché rimangono tutti dalla stessa parte. L'anno scorso vinsero un campionato contro le mie aspettative. Ah, giusto, è vero, mi ero dimenticata l'episodio dell'anno scorso. Lo dichiarai proprio qui. Esatto, quando dichiarò qui questa cosa, esatto. Non abbiamo perso una partita, infatti non voglio dirgli niente perché non vorrei portargli sfortuna. Però sicuramente sono una squadra che... Adesso ricordo. È vero.
ripresero proprio il pezzo di calcio. Ci fu un video montato in cui iniziamo proprio con fantastico. Lui che l'anno scorso è Ligia, quest'anno Ligia lotta per vincere il campionato. È uno squadrone Ligia. È bella squadra, io l'ho visto l'altra domenica col Pietra Cuta. Molto, che hanno giocato quasi una partita in 10. Tutti in 10, sì. Hanno una squadra completa in ogni reparto. Tanto lunedì prossimo avremo un ospite dell'Igea qui anche. Sì, faccio un passo indietro velocissimo alla prima parte dove si parla di prima categoria. Che mister è mister Manni? È un grande, è bravo Lele. È bravo soprattutto nel rapporto con i ragazzi. Gli auguro di togliersi questa soddisfazione. Adesso è presto. Però da quello che so, perché comunque sia ho diversi amici che sento spesso, immagino. Lo sta vivendo con molta tensione quest'anno. Sì, ci sta. È molto teso, Lele. Ci sta. Però nello stesso tempo, mercoledì, perdevano 2-0 in Coppa, hanno vinto 3-2, fuori casi, quarti di finale. Domenica perdevano 1-0 con il Pietra Cuta in 10, hanno rimontato e hanno giocato bene, anzi alla fine contro il Pietra Cuta. Tensione positiva. Non lo so, mi dicono che è molto teso. È abituato a giocare. L'ho avuto anch'io come allenatore. Un bravo ragazzo, era la prima esperienza con noi, ha fatto la prima quando era riccione. Uh-huh. Lui è sempre stato abituato a fare i settori giovanili, molto forte con i ragazzi giovani, ha sempre fatto dei bellissimi campionati con i Delfini. E quindi lui è stato bravo come giocatore perché era un attaccante e faceva gol. Quando giocava. Adesso era una torre, perché non mi sembra. Sì. Era una torre come attaccante. Sì, ma è quello giovane, era forte come attaccante. Ha giocato nell'AS, nel Topico Coriano, ha giocato in diverse squadre. Ha smesso presto, però, vero? Ha smesso presto, sì. Quindi è preparato con i giovani, lavora. Le squadre di Vanni giocano pallone. Lui gli piace non buttare via i palloni. No, ha sempre giocato così. Allora, torniamo a parlare di eccellenza con Lorenzo. Lorenzo, la classifica la guardate oppure guardate più a voi stessi, che siete una squadra che ha del potenziale? Sicuramente la classifica la guardiamo, è importante, però noi andiamo avanti per il nostro cammino e sappiamo che il nostro obiettivo è la salvezza tranquilla. Per ora la classifica ci sorride, però non dobbiamo dimenticare che il traguardo è lontano, quindi bisogna continuare a lavorare. Come è cambiata la Fiariccione dalla promozione all'eccellenza? Allora, la squadra si è ringiovanita, comunque stiamo giocando con parecchi fuori quota anche durante le partite, però comunque la voglia di vincere è quella, e diciamo i campioni sono rimasti in relazione alla categoria, e quindi i campioni sono rimasti. Sì. Facci nomi di questi campioni che vabbè, sono dai, Santucci, Lepri, che comunque è il capitano. Lepri. E i punti cardine della squadra sono rimasti, quindi stiamo ancora lavorando molto bene. Savioli quando rientra, lo sapete? No. Savioli ha un virus intestinale. Non spero mercoledì. Si sta allenando, però. Spero mercoledì con il Faenza che possa rientrare. E allora, perché mancando Santucci c'è manca Santucci. Appunto. Sono due belle pedine. Andiamo a vedere anche tutto il turno della quindicesima giornata, anche per quanto riguarda l'eccellenza. Abbiamo già detto che il Castrocaro ha battuto sul campo di casa sua la Fiariccione per 3-2, una partita piuttosto appunto rocambolesca. Il Bellaria ha perso a Corticella 1-0 il risultato. Faenza Sampierana 2-1 con la Sampierana, Tilio che non ingrana, ha vinto col Castrocaro 3-0, esatto. È andato a perdere. Io dicevo, adesso si è ripreso un po' la Sampierana, invece non ce la fa. Faro Cervia 5-1, Cervia male, però abbiamo già detto che adesso vanno sul mercato, quindi non vogliono retrocedere nessuno. Immagino, e qui immagino bene che non vogliono retrocedere. Marignanese Argentana 1-0, abbiamo già detto la prima vittoria della Marignanese. Silvia, come l'hai vista? Io ho visto bene tutte e due le squadre, molto bene messe in campo, una partita equilibrata con un sacco di occasioni, più da parte della Marignanese, più possesso palla da parte della Marignanese. A me la Marignanese è piaciuta molto, ha dei giocatori validi. Però questo è un campionato un po' strano, Sì, no. Campionato strano perché la Fiariccione ha vinto d'argenta, la Fiariccione vinceva 2-0 contro la capolista attuale. E poi hanno regalato anche lì, perché loro sono in vena di regale prima di Natale. Gioca molto in funzione di tumulo. Lorenzo, molto... Noi ci abbiamo giocato, abbiamo pareggiato 2-2. 2-2, ma vincevate 2-0 voi a cosa. No, perdevamo... Nella capolista io sto dicendo,
Sasso Marconi. Ah, con la Sasso Marconi. Sì, no, perché... E lui in 9. No, sì. perché io ho visto l'Argentana che gioca molto in funzione di tumulo, che questo attaccante è molto bravo, molto bravo della categoria. Sì. Infatti, ieri comunque, vabbè, è stato dato rigore alla Marignanese, però, ripeto, hanno giocato bene tutti e due. Argentana che poi aveva vinto contro il Faro, che ieri ha vinto 5-1, sì. 4-0. Sì. Quindi, cioè... No, veramente, il risultato... Il campionato ha aperto a qualsiasi risultato. Sì. Non so, Lorenzo, ti è sfuggito che Attilia ti ha detto, parlando del Sasso Marconi, siete in vena di regali prima di Natale, ecco. Perché ha regalato un po' troppo. Quella partita vincevamo 2-0 e loro rimasti in 10. Poi in 9. In 9, sì, dopo anche noi è stato espulso alla fine, sul rigore. Che... Cioè, sto mister gli fate venire i Righetti. Con il gran amico in casa, 0-0 al 90esimo, 92esimo rigore, tirato fuori, traversa fuori. Me lo ricordo. Quanti sono altri punti, quindi ho detto, sono in vendita di regali, per questo senso qui non si può regalare, questi sono campionati che prima o poi dopo le paghi, eh? Eh sì, esatto, soprattutto non si può regalare Gran Amica e Sasso Marconi. Sasso Marconi, le due che lottano con Rimini, esatto. E infatti adesso le hai Rimini quelle, esatto, arriviamo alle dolenti note, perché andando avanti con i risultati, adesso ti ridò la parola a Attilio. Ieri il Rimini ha pareggiato in casa dell'Olmedola 1-1, invece il Sasso Marconi ha vinto 2-0 contro la Savignanese. Il Rimini ha perso il primato in classifica, ahimè. Veramente, ahimè. Questo non me lo aspettavo, perché il Meldola non è una squadra, quest'anno non è una squadra degli altri anni, è una squadra che lotterà per retrocedere e buttare via. Per me ha buttato via due punti ieri Rimini, anche se il Maestro Nicola ha detto di no nell'intervista, che un punto muove sempre la classifica, però ma con queste squadre qui. Ma che punto muove sempre la classifica? Chiaro, era da vincere, è chiaro che sono ragazzi. Tutti sul campo. Con queste squadre qui devi fare i punti. In casa del Meldola devi vincere, ecco. Cioè, un punto che smuove la classifica. Non dice niente. Lorenzo, come la vedi questa? Anche perché adesso le prime due, le prossime due partite, c'è cioè Gran Amica e Sasso Marconi. E Sasso Marconi gli entra anche il bomber, che è stato fuori due giornate. Urca. Era domenica, Con Rimini. Urca. A Romeo Neri comunque Rimini ne ha solo pareggiata una, Sì, speriamo. Infatti non parlate tutte le volte che parli, però c'è la statistica che è favorevole, sembra che adesso perché ha fatto due pareggi debba andare allo sbando. Sì, però ecco, quello che vede Rimini con le ultime fa fatica, con le squadre di bassa classifica sta facendo fatica, perché quindi ha fatto fatica, incontra con quelle due lì, ha pareggiato in casa con una così, ha pareggiato, certo, ma sì, un momento, dai. Lorenzo, come la vedi questa lotta al vertice tra Sasso Marconi e Rimini? Allora, all'inizio del campionato si pensava che Rimini avesse strada spianata, esatto, già a febbraio doveva chiudere il campionato. Però il Sasso Marconi è una bella squadra, e giocare sul loro campo è difficile, e c'è l'attaccante che è molto forte, ha fatto categorie più alti, sì, e quindi può restare accesa anche più avanti nel corso del campionato. È la sorpresa del campionato il Sasso Marconi? Sì, io personalmente non la conoscevo, e cioè non sapevo che squadra fosse, però... Non è la sorpresa, perché è una delle candidate dall'inizio, come il Rimini e come il Gran Amica. No, sono d'accordo con te. Sì, ma è così. All'inizio del campionato era già una tra le candidate da vittoria del campionato. Infatti avevamo messo anche Progresso, ma sono Lombarda, ecco, che mi hanno deluso molto, perché sono un attimo... Sì, anche il Progresso di doveva fatto, essere, tra, esatto. Sulla carta sempre tra... Con i nomi. Anche il Progresso, io l'ho visto quel giorno a Riccione, che lì è stato un altro regalo di Natale. Esatto. Insomma, ormai basta sui regali. Speriamo che ci ridiano qualcosa nel tempo. Esatto. Nel ritorno, dai, magari. Infatti, appunto. Allora, prima di aprire la finestra sulla Serie D, facciamo una tornata di messaggi. Allora, nel Cattolica si parla di 4 partenze e di 4 arrivi. Attilio ne sa qualcosa, conosce i nomi, può anticipare qualcosa? Grazie e complimenti per la trasmissione. No, non posso anticipare niente, bravo. Anche se qualcuno le so, però mi hanno detto di aspettare perché giocano in altre squadre. Allora, finché non c'è il trasferimento, nei confronti delle squadre dove giocano ancora... Fino a domenica devono stare, esatto. Molte squadre giocano anche di mercoledì, quindi va bene. Top secret. Top secret. La prossima settimana. Non dice niente, Attilio. Stai attento ad andare a casa. Ha già anticipato prima, nella sua tornata invece di mercato, i nomi che si potevano fare, la risposta. Buonasera a Mazzavattini, perché non gioca? È infortunato e doveva giocare? No, cioè, non è infortunato. Zavattini ha avuto delle offerte, doveva andare anche alla Giovane Cattolica. Sì. E invece è andato al Coriano. Complimenti per Junior TV, ma quando venite alla San Maurese, discorso avanti con calma, insomma, cercheremo di soddisfare tutte le richieste.
cari colleghi e colleghe, avanti così a tutto gas, vi voglio bene, buon lavoro Cristian Carabini. Grazie Cristian. L'ho riconosciuto dal nome. Per noi è un campionato difficile, ma ce la faremo, forza Bachia, un messaggio esatto. Di speranza. Poi c'è un altro invece che presumo possa essere sempre rivolto al Bachia, però mi pare proprio di sì. Troppe cessioni, squadra troppo giovane, difficile fare bene in queste condizioni. Sono abbastanza d'accordo. Totalmente d'accordo. Grande Fia, così secco. Poi Jenny sempre bellissima, viva Torconca, diteglielo. A me, grazie. E poi volevo sapere da Roberto se la sua colonnella calcio gioca ancora sul campo di Miramare, dove giocava anche lo scorso anno. Grazie. Purtroppo, come sapete, a domenica non riesco a seguire la colonnella, i miei ricordi sono legati proprio a quando faceva il settore giovanile, quindi Silvia, non dire niente, lo dico io tanti anni fa. E quindi però insomma dovrebbe giocare sì, a Miramare. Grande vittoria rimonta del Castrocaro. In effetti insomma c'è l'altra faccia della medaglia, no? Perché ci guarda la Castrocaro. Che beffa per il San Marino farsi rimontare così in adesso questo momento. Adesso ecco. ne parliamo. Allora apriamo questa finestra di Serie D. Il San Marino ieri ha pareggiato con una diretta concorrente, stessi punti 2-2, si è fatto rimontare. Ma il San Marino quest'anno ci ha abituato, ha cambiato allenatore, ma i risultati ancora non vengono. No, fa fatica. Vuol dire che pensare che San Marino la squadra, i giocatori le ha. Guardando a giocatori molto, è una rosa molto forte, quindi vuol dire che non c'è amalgama, manca qualcosa, che adesso il nuovo mister dovrà, adesso 2-3 partite che c'è, dovrà lottare perché sennò si mette male anche per il San Marino. Dine ha parato un rigore tra l'altro. Sì, quindi... Dine ha parato un rigore ieri. Perciò c'è stato anche il prima rischio. Davano la colpa che non avevano il portiere, quando è venuto anche a Rimini a fare l'amichevole, non abbiamo i portieri sammarinesi. Adesso ce l'hanno anche adesso buono. Il portiere ce l'hanno anche buono, ma non è male di portiere. Bisogna trovare un altro adesso. E allora, visto che parliamo di Serie D, Ravenna finalmente ha fatto una bella vittoria in trasferta. Sì. Il Ravenna ha vinto contro il Castelvetro 2-1 è il risultato, mentre la Ribelle ha pareggiato contro la Correggese. La Correggese ha fatto un bel punto perché pareggiare. Ieri hanno aperto finalmente lo stadio, lo Sbrighi. Sì. Sbrighi. Ieri è stata la prima partita in casa aperta al pubblico. 1-1. Però parliamo anche di squadre molto molto forti come la San Maurese, perciò torniamo nel girone di prima, esatto, che ha vinto con un gol di Scarponi, ormai in casa del Fanelli di Coda Chieti, però andare a vincere in trasferta è sempre difficile. Non è mai facile. 1-0 si porta 20 punti alla Samorese, che in questo campionato sta facendo veramente benissimo. C'è il Matelic che sta andando forte, ha fatto il recupero, è primo con 2 punti in più. Matelic, facciamo gli auguri a Lunardini che con l'Agnonese si è fatto male, adesso in via di cure e non potrà giocare per qualche partita. Però, adesso non so cosa gli abbiano detto oggi, che è andato una visita ad uno specialista apposta. Speriamo bene. Il coso di cura l'ospedale, chiedere il referto. E domenica, tra l'altro, domenica prossima c'è Vispesaro Matelica. E poi dopo, la settimana dopo, il Matelica viene a San Mauro. Quindi è una bella lotta. Bello. Quasi io che è da un pezzo che manco a San Mauro. Quasi un giretto io lo potrei fare. Questo è un campionato molto molto più difficile perché le squadre devono fare le trasferte lunghe. Allucinanti delle trasferte. Quindi Bellari ha perso ieri. Il Romagna Centro ieri ha perso. E contro il Monticelli. Monticelli e Romagna Centro 1-0. Allora. Anche il Bellare comunque se sì, era un'altra categoria però ha perso anche il Bellaria. E Lorenzo, domenica giocherete contro il Faenza mercoledì sera. L'Eccellenza gioca mercoledì sì. E poi domenica invece hanno il San Lazzaro loro. Sì, sono tutte e due squadre che sono sopra di noi in classifica e noi giocheremo come sappiamo fare, dobbiamo portare a casa i 3 punti perché ci sono 4 partite mi sembra prima della sosta sì. E quindi dobbiamo girare con un punteggio più alto possibile, possibilmente vicino ai 30. Basta regali. Visto che stiamo andando verso Natale, mi raccomando. No, adesso basta, abbiamo già fatti prima. Adesso c'è la tombola, Riccioni, i regali le fanno la tombola. Come ci ha detto prima Michael dei pulcini. Sono ragazzi molto giovani, ho visto appunto la rosa. Devono crescere sicuramente. Sì.
c'è la possibilità di iniziare. Ma ci sono, sono giovani, ma soprattutto qualcuno di loro sono bravi. È chiaro, ci sono dei margini di crescita. Ci sono dei margini di crescita, però sono convinto che ci sarebbero ancora più margini di crescita se fossero in un contesto diverso, dove qualche giocatore d'esperienza in più aiuta a crescere questi ragazzi. Assolutamente sì. Perché noi siamo in una rosa dove siamo tre sopra, nati sopra gli anni sì. 90. Sì. Gli altri sono tutti 97, 98, 99, sì. qualche 95. Qualche giocatore di esperienza in più sicuramente darebbe una grossa mano a questi ragazzi a far venire fuori il loro vero valore. Perché essendo in una rosa di 20, 17 che escono da una juniores, cambia il campionato juniores da prima squadra. Quando giochi con gente di 30, 32, 35, hanno malizie che tu non puoi avere finché sei nel settore giovanile. E sicuramente negli anni le apprenderanno, miglioreranno tanto in questo. Quest'anno avremo bisogno sicuramente di qualcosa da affiancare a questi ragazzi. Sì, sono molto d'accordo con quello che hai detto, Stewie. E voi e domenica giocherete contro il Gambettola? Sì. Facciamo una telefonata in Nani Coronghi, sì. Dai. Lo vedo sempre con molto piacere. Forse un po' di meno domenica. Ah, se parte gliela do. Promessa. E tra l'altro lo salutiamo, visto che ci salutava. Sì, lo vi salutava, giusto? Sì. Oggi me l'ha ricordato di salutarvi. Grazie. E poi a Gambetta comunque, a parte Ronchi, ci sono tante altre persone che conosco. Angelini, Pasini, Gambetta, adesso sono tornati tutti squadra, e due. Sono una bella squadra. Mercoledì sono una bella squadra, però, secondo me. Gambetta lo giochi in casa col Coriano, quindi mercoledì hanno anche il recupero. Domenica secondo sono me cioè, non sarebbe una squadra nomi costruita anche per far qualcosa in più, per fare bene. Hanno una bella squadra. È il primo anno di promozione, hanno vinto il campionato l'anno scorso, stanno già però ha giocatori bene, che la promozione l'hanno sempre fatte. Io non riesco ancora a figurarmi Ronchi insieme al mister del Gambetto per motivi ovissimi. mi domando sempre come si combinano bene, si compensano l'allenatore del Gambetto. Io l'ho già detto il giorno che l'ho vista a Torconca, ha detto fra qualche partita ancora no. Okay. a maggio. No, adesso prima di Natale faremo venire anche lui insieme a Nico Ronchi, magari facciamolo venire così. E allora abbiamo un Forza FIA Super Lunedei. Grazie. Bene. E sta crescendo molto questo ragazzo Attilio, vero? Questo è bravo. È uno dei migliori centrocampisti che c'è in eccellenza. Urca. Quindi il prossimo anno si va a Rimini. Viene buono per l'anno prossimo, insomma, se vedrà. Non lasciano partire quest'anno. Quest'anno ormai hanno bisogno loro, sono messi male al centrocampo, però il direttore sportivo è Tamai, lo conosce, quindi sa già. Sì, no, ma infatti effettivamente abbiamo la visto strada che è poca da fare, Riccione Rimini. Sì, un attimo, ci esatto, sono meno male da attraversare, dai. siete lì assolutamente. Allora, e abbiamo fatto anche il prossimo turno per quanto riguarda eccellenza e promozione. Il prossimo turno, prima ci ricordava Stewie Magnani, Diego Russi Attilio. Questa è una bella partita, questa sì che è una bella partita in promozione, perché sono due ottime squadre. Il Diego all'attacco, il Russo alla difesa molto buona, quindi vedremo chi la spunta. 0-0, esatto. Ecco. ahimè, perfetto. Allora, facciamo l'ultimissimo. Cintia, non sa più una, basta con le cene dove ti abbuffi. Poi me la immagino, io la Fedini che siamo molto esatto, anch'io. Esatto, infatti. E poi c'è questo molto bello, ieri sera la trasmissione Calcio Junior TV, ragazzi della squadra giovanissime 2002 dell'Atletico Viserva erano splendidi, così come gli allenatori, il vice e il presidente. Grazie a tutti, Silvia, una mamma orgogliosa. Insomma, oh, che bello, assaggi, che bello. Una trasmissione che davvero sta avendo tantissimo molto successo e siamo molto contenti, sì, perché va a completare, ad allargare ulteriormente la nostra proposta. Sì, i bambini proposta sono fantastici, io vado sempre con i ragazzi di Golè in settimana a fare le riprese, tra l'altro loro fanno il movie challenge, quello che devi stare fermo, il mannequin challenge, tutti i ragazzini, le prime squadre non le vedo, non lo state facendo, no? Invece i ragazzini li vedo belli carichi, sono contenti. No, poi le prime squadre fanno il ballo del piccione, sì.
No, poi... ogni tanto qualche difesa lo fa, però c'è da sapere, si muove. Io vi invito a vedere le interviste quadruple che gli fanno, cioè l'ultima con quella dei ragazzini di Siero, sono veramente la spontanei, no? Perché i ragazzini Vabbè, sono spontanei. Basta sintonizzare sul 91, sì. Domenica 18:30. E vedete tutto, e vedete tutto, esatto. Allora, Attilio, io anche per questo lunedì ti saluto e ti ringrazio. Grazie a voi e al prossimo lunedì. Ci vediamo lunedì prossimo, io scommetto che hai già il parterre. Quasi fatta, sì. Fantastico. Io anticipo settimana per settimana, perché dopo qualcuno ti dice all'ultimo momento di no e allora è meglio... Ti porti avanti, Attilio, ti porti avanti. Io aspetto sempre tutti i venerdì il messaggio di Attilio che mi scrive anch'io, tutti, anch'io. Tutti gli ospiti. E che è fondamentale. Silvia, tu resti qui con noi per continuare a parlare di Rimini. Lorenzo, grazie mille. Prego, continua grazie così perché stai facendo veramente un ottimo campionato. Grazie. E in bocca al lupo alla Fiericcione. Crepi. Stewie, grazie che ci sei venuto a trovare, a me fa sempre molto piacere vederti. Prego, grazie a voi. Mi raccomando, cercate di mettervi a posto con la bacchia, mi raccomando la società, qualche cosa ci vuole. Brava, assolutamente, bene. Esatto. Brava. Sì, sto veramente troppo giovani. Ribadisco, io ieri ho visto la rosa per la prima volta e cioè, se non prendete nessuno veniamo io la bronzetta a giocare. Il suo discorso non fa così smettono definitivamente. Mettiamola davanti. I giovani si valorizzano se sono in un'intelaiatura comunque, esatto, che sì, possa reggere la categoria, sì, altrimenti fanno rischio di fare brutte figure anche se sono bravi. Sì. Gli blocchi solo il processo di crescita. Bravissimo, bravissimo. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie. Grazie a voi. Allora, è tempo di lasciare spazio al Rimini, quindi parleremo ancora di eccellenza, del Rimini che ieri ha pareggiato, ahimè perso anche la testa della classifica. C'è tantissimo relativo al Rimini perché c'è una lettera congiunta dei tifosi per quanto riguarda la querela e la gestione dello stadio. Sì. C'era stato il bilancio in precedenza di Giorgio Grassi per quanto riguarda proprio insomma i primi mesi di Rimini Football Club. C'è anche il bilancio invece proprio con il conto economico, no? del Rimini, quindi di tutto questo dobbiamo parlare. Poi c'è la cena di Natale, il lancio della cena di Natale, insomma tantissimo. Perciò restate con noi, a tra pochissimo.